Cari amici, bentornati in questo nuovo video di La Chimica per Tutti. Vi ricordo che su www.lachimicapertutti.com trovate tutto l'elenco di video in ordine, in ordine non alfabetico ovviamente, ma in ordine logico, diciamo, perché me lo chiedete in tanti, quindi ricordatevi www.lachimicapertutti.com. Trovate anche le istruzioni per sostenermi nel caso in cui trovaste questi video utili e voleste contribuire al sostentamento di questo canale. Per chi mi sostiene, inoltre, ci sono una serie di bonus, per così dire, quali l'accesso ai video in anteprima, oppure delle live speciali dedicate ai sostenitori. Dunque, di cosa parliamo oggi? Continuiamo a parlare di solubilità. Se non l'avete già fatto, guardate tutti i video precedenti su questo argomento, mi raccomando. E in particolare guardiamo, come il pH può influenzare la solubilità di certi sali. Quindi, per esempio, prendiamoci l'idrossido di ferro, ok? L'idrossido ferroso, quindi Fe. OH preso due volte, che ha una KPS, ok, pari a 7,9 per 10 alla meno 15. Ok, iniziamo chiedendoci: in acqua pura, quale sarà il pH di una soluzione satura di idrossido ferroso? Perché dobbiamo rispondere a questa domanda? Perché ovviamente quando l'idrossido si scioglie, libererà un pochino di ioni OH, per cui il pH cambierà. Quindi iniziamo con questa semplice domanda: qual è il pH di una soluzione satura di idrossido ferroso in acqua? Dunque, semplicissimo, utilizziamo lo stesso procedimento che abbiamo seguito finora, per esempio, per la solubilità di AgCl. Non cambia assolutamente nulla. Quindi scriviamoci l'equilibrio: FeOH preso due volte solido. In equilibrio con ferro 2 più acquoso più 2OH meno acquoso, giusto? All'inizio 0 e 0, il mio delta sarà x e 2x e alla fine avrò x e 2x. Quindi scriviamo la KPS. KPS uguale concentrazione di ferro 2 più per concentrazione di OH- al quadrato, dato che abbiamo il 2 come coefficiente, uguale quindi x per 2x tutto al quadrato, quindi 4x al cubo, da cui ricaviamo x uguale radice cubica di KPS quarti. Ok, facciamo il conto, dunque radice cubica di KPS che vale 7,9 per 10 elevato a meno 15 diviso 4, ok? Quindi fa 1,25 per 10 alla meno 5 molare, ok? Questa è la nostra X, quindi la concentrazione di ferro 2 più. Quindi la concentrazione di OH- sarà il doppio, quindi moltiplichiamo per 2, quindi 2,5 per 10 alla meno 5. Ok, facciamo il nostro logaritmo, quindi pOH uguale 4,6, da cui ricaviamo che il pH vale 9,3. Quindi una soluzione satura di idrossido ferroso ha un pH pari a 9,3. Questo in realtà era un esercizio abbastanza semplice e soprattutto abbiamo fatto un'approssimazione, cioè abbiamo trascurato gli ioni OH- provenienti dall'autodissociazione dell'acqua. Vedremo più avanti come in realtà questo non è sempre fattibile quando lavoriamo con esercizi più complessi. Io in realtà per oggi vi saluto, noi ci vedremo al prossimo video per continuare a parlare ancora di precipitazioni e pH, ma questa volta in maniera un pochino più approfondita. Grazie per essere stati qui con me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!